Io credo che chi ha avuto un ideale, chi ha combattuto per un ideale, non può perderlo, rimane. È inutile che qualcuno pensa di cambiare la storia o modificarla a piacimento. Vedete, io credo che la storia della guerra di liberazione e della lotta partigiana sia una delle pagine più belle della storia nazionale, perché ha visto prendere coscienza la gente che semplice, che non pensava mai che avrebbe preso in mano un'arma. Eppure, giovani molti, donne molte, hanno impugnato le armi, hanno combattuto contro l'esercito più forte in Europa, perché tale era considerato l'esercito tedesco. Ebbene, alla fine hanno avuto ragione. Hanno avuto ragione perché hanno scelto di combattere, dare anche la vita per un ideale. Quindi io sono convinto che gli ideali vanno coltivati, possibilmente vanno veicolati. Vedete, io vedo gli ideali come una brace dove c'è il fuoco sotto, basta alimentarlo e il fuoco esce fuori. E allora, questa è una cosa che dico a me stesso, ma a tutti noi, non possiamo non rinfocolare quegli ideali, specialmente nell'Italia di oggi, nell'Europa di oggi. Vedete, chi ha combattuto nella Resistenza, nella lotta partigiana, nella guerra di liberazione, chiamiamola come più ci piace, sapeva perché combatteva, sapeva i rischi che correva. Vedete, noi qui abbiamo visto, la maggior parte sono filmati del nord Italia. Io però vorrei ricordare tutti i partigiani di tutta l'Italia, in particolare quelli che erano militari al nord e che erano del sud e che non sono potuti tornare a casa come hanno fatto altri e che hanno scelto di entrare nelle bande partigiane, nelle brigate partigiane, hanno scelto di combattere assieme ai civili che hanno deciso di combattere contro nazisti e fascisti. Vedete, una delle cose alle quali personalmente tengo in modo particolare, ricordare il ruolo delle donne nella Resistenza. È stato un ruolo fondamentale, è stato un ruolo straordinario. Stamattina Tina ne ha dato una prova col suo intervento. Io credo che la Resistenza, una bella storia, una pagina bellissima, abbia un buco nero. E quel buco nero si chiama donne che hanno combattuto nella Resistenza, le donne che hanno permesso ai partigiani di poter fare quello che hanno fatto. E non è retorica, guardate, se noi riflettiamo un attimo, il ruolo che hanno avuto queste nostre compagne, amiche, hanno portato gli ordini, hanno portato i medicinali, cibo, vestiario, armi, e lo hanno fatto rischiando in proprio, rischiando la propria vita. Quante erano le partigiane che andavano in bicicletta e nascondevano proiettili o canne di pistola nella canna della bicicletta? Tina una volta raccontava che lei andava in bicicletta, perché era una staffetta, e l'hanno aiutata a non morire, perché la gente che la vedeva passare tutti i giorni non gli ha mai detto niente. Però quando è stato il momento, c'erano i tedeschi che stavano in fondo a un viale, hanno capito che rischiava la vita e gliel'hanno detto, l'hanno aiutata a non morire. Quindi questo significa che evidentemente la gente capiva, vedeva, capiva ed era con i partigiani. I partigiani, io voglio usare un termine che sta in questa brochure, la lotta di liberazione e la costruzione della democrazia. Io credo che la lotta di liberazione è stato il seme della democrazia. Se non fosse stata la lotta di liberazione, io non credo che in Italia avremmo avuto la democrazia. Primo, perché non l'abbiamo mai avuta prima. Perché tanti sento che dicono con la caduta del fascismo è tornata la democrazia. Dove? Non c'era mica prima. Prima c'era l'Italia liberale, i cannoni del Baba Beccaris. Quindi non dimentichiamo. La democrazia è nata con la lotta partigiana. È nata con quello che hanno fatto coloro che hanno scelto di combattere per riscattare un paese che ha avuto 20 anni di dittatura. E guardate, oggi vedere
qui vicino Roma, un posto come a File, dove viene fatto un mausoleo dedicato a un criminale di guerra, perché tale era Graziani. Beh, è una cosa che a me personalmente mi offende questo. Non è possibile che questo paese non ha capito che cosa sono stati 20 anni di dittatura, non ha capito che cosa è stata le scelte scellerate di Mussolini di stare insieme ai nazisti e gli imperialisti giapponesi nella Seconda Guerra Mondiale. Non lo hanno ancora capito. E allora credo che bisogna impegnarci di più. Non basta parlare solo con i giovani, perché pare che l'elemento più debole del nostro paese sono i giovani. No, non è vero. Io che vado nelle scuole, che parlo con i ragazzi, non è l'elemento più debole, guardate. I ragazzi vogliono sapere le cose, senza retorica, senza magnificare questo o quell'altro, ma vogliono conoscere le cose. Ma la verità è che le persone con i capelli bianchi, o quasi, stanno dimenticando quello che è stato quel periodo storico. Questa è la verità. E allora c'è bisogno di ricostruire, c'è bisogno di rinfocolare questa idealità che ha permesso di battere questo esercito più forte in Europa. Certo, anche con l'aiuto degli alleati, però io credo che sono state più le città liberate dai partigiani che quelle liberate dagli alleati, tanto per essere chiari. L'altra questione. Vedete, quando prima parlavo delle donne, qui oggi ho visto una sfilza di cifre in contraddizione le une con le altre, io non ho mai pensato che l'Italia, i partigiani combattenti, sono stati tra i 250 e i 300.000. Io non credo proprio. Io credo che il massimo che siamo arrivati con i partigiani combattenti è stato tra i 150 e i 180.000. Ma non sono le cifre quelle che contano. Quello che conta è quello che hanno fatto, come si sono rapportati. Guardate che i partigiani hanno creato le condizioni per fare la democrazia partecipata. Pensiamo, per esempio, alle repubbliche partigiane. Quando i partigiani liberavano i posti, costruivano la Repubblica Partigiana e lì si vedeva la democrazia partecipata, perché si metteva tutti mettevano tutto insieme e veniva gestito per tutti. E questo credo che sia un grosso segnale di che significa la futura Italia per la quale i partigiani combattevano. E questa futura Italia aveva al primo posto la democrazia. Allora credo che io non ci sto quando sento parlare del fine delle idealità. No, non ci sto. L'idealità c'è, è la voglia forse che manca. Vi porto un esempio. Noi l'anno scorso abbiamo adagiato nel Tevere le ceneri di 2 eroi romani, una medaglia d'oro e una medaglia d'argento, Rosario Bentivegna e Carla Cappone. Sono finite nel Tevere. Perché? Perché non c'è stata da parte, non delle istituzioni, perché devo riconoscere che il Comune di Roma ha tentato tutte le strade, ma non c'è stata da parte delle persone che idealmente erano vicine a questi due nostri compagni. Non c'è stata, come dire, una voglia di fare una manifestazione forte, robusta, come eravamo abituati quando succedeva qualcosa che non ci stava bene e si scendeva in piazza. E il Partito Comunista era sempre in testa su queste cose, ma non era solo. Con lui c'erano i partigiani socialisti del Partito d'Azione, anche i partigiani cristiani, noi li dimentichiamo, i militari che hanno combattuto, sia insieme ai partigiani che come CIL. Allora, io credo che in quel momento la gente che ha i cromosomi di quella storia avrebbe dovuto pretendere che questi due partigiani avessero la sepoltura che volevano. Invece c'è stato un silenzio assordante ed è finita nel Tevere. Ma non è questo, ripeto, il problema, perché loro stanno bene ovunque, perché il loro posto è nei nostri cuori, quindi non c'è problema. Noi abbiamo soltanto detto, ogni anno, il 22 di settembre, se passate su un ponte buttate un fiore, ricordiamo Rosario e Carla. Però non è un problema dove stanno. Il problema è che loro, come tantissimi altri, hanno dedicato la loro vita per permettere a noi
di vivere in un paese libero e democratico. E questo credo che sia la cosa che tanti dovrebbero tenere a mente. L'ultima. Pochi giorni fa è venuta a mancare l'ultima delle ragazze dei GAP di Roma, Lucia Ottobrini. Ebbene, noi abbiamo fatto come ANPI, abbiamo partecipato, siamo stati ai funerali. Abbiamo assistito alla mancanza dei cosiddetti, delle cosiddette autorità. In fin dei conti Lucia Ottobrini era una medaglia d'argento, è stata una donna che ha combattuto, non è stata una staffetta, con tutto il rispetto per le staffette. Lei era una donna partigiana combattente. Allora, non possiamo pretendere che siano quelli che erano i nostri avversari a rinfocolare quella brace. Dobbiamo essere noi a dire, beh, è ora che questa brace diventi un fuoco. E per diventare un fuoco c'è bisogno di impegno, c'è bisogno di riscoprire la storia dei nostri partigiani e delle nostre partigiane. Guarda, a proposito delle partigiane, io ci tengo, questo sì, a fare dei numeri, perché dicevo, la storia della Resistenza ha un buco nero, per come la vedo io. Non racconta bene la vera storia di chi ha combattuto nella Resistenza, nella guerra di liberazione. Vedete, le donne combattenti sono state 35, i partigiani 35.000, qui veniva detto, le staffette, cioè le patriote sono state 10.000, le donne morte in combattimento, 1.170 donne, fucilate o impiccate, 2.852, arrestate, torturate, 4.653. Donne deportate in Germania 2750. Tutte queste hanno avuto, da chi poi decide di dare medaglie e onorificenze, hanno avuto 16 medaglie d'oro, hanno avuto 54 d'argento e 167 di bronzo. Non è sapere se noi le donne hanno avuto 16 medaglie o 1016. Non è quello, è che non c'è stata un giusto riconoscimento di quello che è stato il ruolo delle donne. Vedete, io ho proposto qui al Comune di Roma di fare un monumento dedicato alle donne romane nella Resistenza. A Porta San Paolo, i primi scontri che ci sono stati, non l'8 perché l'8 non si è combattuto, sono morte 27 donne tra i 600 circa 50 caduti in quel giorno e mezzo di combattimenti. Io credo che è il minimo che possiamo fare, perché altrimenti viene vanificato quello che è stato un sacrificio. Quindi spero che venga accettata questa nostra proposta, perché riteniamo che è giusto, è un riconoscimento giusto che deve essere fatto. Noi già abbiamo fatto una battaglia per un monumento e l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta nel 2007, quando con il compianto comandante Massimo Rendina, con Giuliano Vassalli, con Harry Schindler e il figlio di Teresa Gullace, Mario, abbiamo richiesto al Comune di Roma di fare un monumento dedicato ai caduti per la liberazione di Roma. Bene, questo monumento è stato fatto nel 2007. Lo conoscono in pochi, perché era stato messo a Piazza Madonna di Loreto, dove c'era una lapide che ricordava questo evento e che nessuno conosceva. Fortunatamente hanno fatto i lavori per la metropolitana C, adesso il monumento sta all'imbocco, sulla destra, di via dei Fori Imperiali, cioè praticamente attaccato quasi al Vittoriano. Se capitate, andate a vederlo, perché è dedicato a tutti coloro che hanno combattuto e sono morti per liberarci dai nazifascisti. Chiudo dicendo che cosa. Gli italiani che si sono impegnati nella Resistenza hanno combattuto perché volevano un'Italia diversa da quella che era, e quindi pensavano che l'Italia doveva essere un paese senza grandi differenze sociali, un paese in cui ognuno aveva possibilità di poter avere dei riconoscimenti del proprio lavoro, quello che
purtroppo non è così. Questa nostra Italia oggi ha allargato la forbice tra chi non ha e chi ha. E credo che i partigiani si rivoltano nella tomba, se pensano a questo, perché loro hanno combattuto perché ci fosse non più differenze sociali, ma dove ci fosse la possibilità di fare un paese unito e dove tutti potevano collaborare per migliorare le condizioni del paese. Vedete, una vulgata fascista, che amano dirlo, dice: i comunisti che hanno combattuto nella resistenza combattevano perché volevano fare un'altra Unione Sovietica, volevano che ci fosse in Italia un altro Lenin. Bugia grossa come una casa. Basta leggere le lettere dei condannati a morte della resistenza. Leggetele quelle lettere, i comunisti, i socialisti, gli azionisti, che concludono dicendo: viva l'Italia, viva la patria. Loro volevano quello, loro volevano un paese vero, libero, democratico, dove non ci fossero state differenze. E credo che questo sia il punto fondamentale che ha tradito la resistenza. E allora chi deve fare in modo di recuperare questo tradimento? Coloro che credono in quegli ideali, coloro che quegli ideali li hanno fatti propri, e di conseguenza impegnarsi perché le cose cambino, e devono cambiare come le volevano partigiane e partigiani.